The Bears. Dunque, quando ero piccolo ero un grande fan del wrestling. E quale modo migliore di celebrare il tuo amore per il wrestling se non quello di fare a botte con i tuoi stupidi amici di vicinato? Non so se si potesse definire wrestling, eravamo più che altro un gruppo di undicenni che si pestavano a sangue, ma facevamo del nostro meglio. E come se non bastasse, lo facevamo nel cortile del mio amico David. Quindi eravamo in piena vista di fronte a tutto il vicinato. La gente che passava per la strada diceva: oh mio Dio, quei bambini si faranno del male! Oh beh... Ma per essere dei ragazzini eravamo dei discreti professionisti. Voglio dire, avevamo una specie di arbitro, l'economica cintura da campione in polistirolo che si comprava al supermercato e persino uno stereo portatile per la musica d'entrata. Tieni, metti il mio CD e riproduci la traccia 5. Ma che diavolo è sta merda? Beh, che cosa avete da guardare? È l'unico CD che ho! Austin 316, give me a hell yeah! Quindi una volta che salivamo sul ring, o meglio, entravamo nel cortile, diciamo, iniziavamo a pestarci a più non posso, e ovviamente ci facevamo male. Cavolo, ancora oggi mi vengono gli spasmi a causa di quella volta che ho provato a fare un missile dropkick fuori dallo steccato. Ma ne era valsa la pena. Ce ne stavamo lì a cercare di imitare i nostri wrestler preferiti. Il mio ovviamente era Dwayne The Rock Johnson. No, non questo Dwayne The Rock Johnson. Non ho idea di chi diavolo sia. Io parlo di questo qui, quello vecchio, il Dwayne Do You Smell What The Rock Is Cooking Johnson. Me ne stavo lì a fare citazioni a destra e a manca. Do you smell what the rock is cooking? Just bring it, you jabroni! C'era gente che portava a spasso il cane e diceva: Perché il ragazzino bianco di 30 kg continua a chiamarsi The Rock? Non ne ho idea, e che c***o è un jabroni? Ovviamente se sei un wrestler devi avere una tua personale mossa finale, e la mia si chiamava The Crippler Crossface. Per farla dovevi tirare all'indietro la testa dell'avversario più che potevi, fino a quando lui non batteva o si spezzava il collo, e lo rendevi paralizzato a vita. Da qui il nome The Crippler Crossface. E non c'era nessuno a cui mi piaceva fare questa mossa più che al mio vicino di casa Michael. Perché lui giocava sporco, ti faceva lo sgambetto o peggio, ti sputava in faccia mentre eri per terra, non gli importava. Quindi si è meritato tutte le Crippler Crossface che gli ho fatto. Me ne stavo lì a dirgli stronzate mentre gliela facevo. I'm the Brahma Bull, bitch. I'm the Brahma Bull. Alla fine lo lasciavo andare e l'incontro terminava. Ma Michael se la prendeva e mi tirava i calci nelle palle. Quella è la mia fottuta mossa finale, che te ne pare? Vincitore e campione, datemi un hell yeah! Ora, come dicevo, facevamo il wrestling sempre nel cortile di David, ma c'è stata una volta in particolare che avevamo deciso di farlo nel parcheggio di questo ristorante, che era dall'altra parte della strada. Ora, perché fare wrestling in un parcheggio pieno? Beh, perché eravamo degli undicenni imbecilli, ecco perché. E undicenni imbecilli fanno cose imbecilli, come il wrestling in un parcheggio pieno. Quindi ci fu questo incontro di strada, se così si può chiamare, tra David e Michael. Bisognava fare attenzione a David, perché faceva delle mosse finali davvero fighe, dove ti prendeva le gambe e te le piegava all'indietro fino a quando non sentivi il culo toccare la nuca. Non era una bella sensazione e cercavo in tutti i modi di evitarla. Quindi iniziavano a menarsi e siccome Michael era un pappamolle, David lo metteva al tappeto nel giro di 30 secondi. Ehi, si sono mai incontrati prima? Cosa? Di che stai parlando? Del tuo culo e della tua nuca. Permettimi di presentarli. Quindi eravamo lì, nel mezzo del parcheggio di un ristorante, con Michael piegato a metà che piangeva come se gli avessero sparato con un fottuto fucile. Ovviamente un tizio in macchina ci vide e disse tipo: che diavolo è questo? Un fight club dell'asilo? Ehi, lascia in pace quel bambino con la maglia di Scottie Pippen prima che chiami la polizia! Ma non stiamo facendo niente! Stavo solo cercando di presentare una parte del corpo ad un'altra, tutto qui! Io ero incazzato nero e dissi: maledizione, c'è in gioco una cintura da campione in polistirolo! Si faccia gli affari suoi, brutto jabroni! Jabroni? Sono in parte tedesco, in parte olandese e irlandese, in me non scorre neanche una goccia di sangue jabroni! Dannazione, ora chiamo la polizia! Non ce n'è bisogno, vede, va tutto bene, lui sta alla grande! Ti piacciono le pere, eh? Vincitore e ancora campione! Sono ancora il campione, il campione, il campione! Ciao ragazzi, se il video vi è piaciuto, fatecelo sapere qui sotto nei commenti! E non dimenticate di spuntare la campanellina in basso a destra per rimanere sempre aggiornati su tutti i video che pubblichiamo! E ora passiamo ai salumi! Allora, io che sono Vitto ci tenevo a salutare Antonio The Legend! Ciao Antonio, quando vuoi passa alla pensione! Io che sono Sherlock ci tenevo a salutare Artilla 56! Ciao Artilla, quando vuoi vieni a fumare un po' di bong insieme a me e Watson! Legale ovviamente! Ciao, io sono Pikachu e ci tenevo a salutare Valerk! Ciao Valerk, ti prego aiutami a scappare da Ash! Ciao, io invece sono Watson e ci tenevo a salutare Mirko 14! Ciao Mirko, mi raccomando! Io e Sherlock ti aspettiamo per fumare un po' di bong insieme!